di competenza del Consiglio. Non si placa la polemica sulla questione del sito di compostaggio di Eboli, che ha tenuto banco anche nel Consiglio Comunale tenutosi ieri sera. A lanciarsi all'attacco il consigliere di opposizione Gerardo Motta, il quale ha duramente criticato la sindaca Cecilia Francese, definendo sceneggiata la visita al sito di Eboli compiuta nei giorni scorsi. Che ha fatto tanto discutere. Oltre alle pagliacciate che mi auguro che sia voi che la finiate, su Facebook, su questo, su quell'altro, guardate, è una cosa proprio ridicola. Non può un sindaco di una città come Battipaglia scendere a mettersi a fare quelle cose davanti all'isola ecologica che poi sta nel comune limite. Forse qualcuno dimentica quali sono i diritti e i doveri istituzionali di un sindaco che nel momento in cui vede lesi gli interessi dei propri cittadini e della propria città non deve far altro che alzare il telefono o con la prefettura o con la procura o col sindaco del paese limite, ma fare quelle sceneggiate per dimostrare che poi qualcosa si muove è una vergogna. Noi abbiamo assistito non più di 15 giorni fa a una riunione proprio qui nel comune, sempre per il problema dell'immondizia, sul quale vi confermo e hanno ragione i comitati civici, non state facendo nulla, nonostante la cattiva opposizione, quelli cattivi, quelli che si mangiano i bambini, sono stati al vostro fianco e vi hanno detto sempre, su queste battaglie ci troverete sempre al vostro fianco, perché riguarda la collettività, riguardano la salute di tutti i cittadini, però nulla è stato fatto. Qui chi dovrebbe mettersi in macchina, andare in regione e avere voce in capitolo, che il problema secondo me è quello. Siamo poco rappresentativi, caro Presidente Falcone, con questa amministrazione. A commentare la vicenda anche il consigliere di maggioranza, allora, Alfonso Baldi. Vorrei stupire la sindaca stasera. Le voglio fare un applauso. Brava. Complimenti per l'atto di coraggio, quello che ha fatto davanti allo Stir. Non ho condiviso l'atto, ma almeno, voglio dire, abbiamo avuto un rigurgito di coraggio, finalmente. Anzi, la invito, sinceramente, ad andare oltre. Andiamo ancora più a fondo. Noi abbiamo lo Stir, che è un vero problema, è una bomba ecologica. Facciamo gli atti conseguenziali anche nei confronti dell'ambiente, anche allo Stir. Andiamo a fermare i camion. Io spero che dopo la denuncia nei confronti della società che gestisce il sito di compostaggio di Eboli si apra un'inchiesta, si apra un giudizio di tipo penale, ma in quel caso ci dobbiamo costituire parte civile, dobbiamo avere il coraggio di fare gli atti conseguenziali. Fra gli 11 punti all'ordine del giorno approvati dall'Assise, la mozione presentata dai consiglieri di Forza Italia relativa alle banchine pedonali di Serroni Alto, il piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale e le due prese d'atto relative ad altrettanti decreti di assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.